Play su Radio Bruno con Crazy. In questo periodo più che mai ci vuole un fisico bestiale. Sai, no? Chi lo chiediamo? A Luca Carboni, ciao Luca! Ciao! Ciao a tutti, buongiorno a tutti. A te. Buongiorno a te. Luca. Allora vogliamo fare un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno a restare a casa. Sì, assolutamente, ma credo, mi sembra di avere notato che non, insomma, che gli italiani siano entrati veramente in questa dimensione molto seriamente, quindi sì, ancora un invito, ma vedo che viene già abbastanza osservato, ecco, mi sembra che ci sia una grande attenzione. Tu che fai di bello lì a casa? Come inganni il tempo? Ma guarda, devo dire che a me non è cambiato tantissimo, perché comunque questa era una fase di un po' già programmata di isolamento per scrivere, per dipingere, perché ci sono dei progetti che poi vedremo se con questa storia andranno avanti. Comunque c'era a giugno l'ipotesi di fare una mostra di quadri a Mantova, c'era la voglia di cominciare a scrivere cose per il disco nuovo, quindi comunque suono, dipingo, insomma passo il mio tempo come l'avrei comunque passato, ecco. Mi manca forse solo di andarmi a prendere un caffettino al bar e chiacchierare con... Capisco. Beh, un'occasione per sviluppare nuova creatività. Molta. Fare un'opportunità di un momento negativo, comunque difficile. Certo, io credo che per ognuno di noi questo particolarissimo momento, molto sì, sicuramente anche molto difficile, molto duro, però ci può permettere di vedere le cose, di riflettere anche su un'altra prospettiva. Ognuno ha sicuramente delle cose che ha lasciato indietro, che ha messo da parte nel tran tran della vita di anche di corsa di tutti i giorni, e quindi questo forse è anche il momento per riflettere su certi cambiamenti che dobbiamo fare dentro e fuori di noi, ecco, anche a livello pratico, per dire sistemare la casa, cambiare una stanza, cioè è un momento così quasi di palingenesi, dove si può sì, imparare a fare anche nuove cose, no? Per dire, uno a ristabilire delle priorità, è un tempo prezioso da sfruttare positivamente. Magari uno impara a suonare la chitarra, tu no, perché lo sai esatto. Già fare, però noi se uno non ci è, proviamo. Noi potremmo, io suono solo il campanello anche di casa. Io, Luca, quindi... vabbè. Allora, grazie mille a Luca Carboni, grazie di essere stato qui con noi. Ancora una volta invitiamo tutti gli amici a restare a casa e appunto a sfruttare questo momento, come ha detto Luca Carboni, nel senso positivo. Indovina cosa sentiamo. Cosa? È la citazione che ho fatto presentandoti. Ci vuole un fisico bestiale. Ciao Luca. Ciao. Buon fisico a tutti e buona, anche buona energia interiore. Un abbraccio a tutti. Ciao Radio Bruno.